Ogni giorno 30.000 persone leggono altarimini.it. L'informazione in tempo reale su Rimini e provincia. Scarica l'app gratuita. A Nicoletti di Rigione si affrontano due squadre che arrivano entrambe da una sconfitta. Fa male quella ricevuta una settimana prima dal Bellaria tra le mura amiche in uno scontro diretto per la salvezza con l'ultima della classe Real San Clemente. Fa meno male a Rigione la sconfitta esterna sul campo del Nuova Fetia. Rigionesi che però vogliono sfruttare l'occasione per salire nuovamente sul podio della classifica del torneo. E l'inizio è ben augurante. Bolzonetti porta a spasso palla avversario, fendente fuori di un nulla. Ris di Assi in fase offensiva. Facchini protegge la sfera, appoggio per Cavoli che innesca a sua volta Tolomeo. Conclusione bloccata da Mignani, ma al primo vero affondo il Bellaria passa. Fusi lancia in profondità Caporali che batte in uscita Colonna, classe 2000 schierata in porta quest'oggi per l'1-0 ospite. Vantaggio un po' a sorpresa per quanto fatto vedere da Riccione fino a quel momento. Il presidente Morelli se la ride, appena arrivato allo stadio sale le scale, quasi a dire che inizia, come si direbbe in Spagna, la remontada. E la sua squadra lo segue a misura dall'angolo. Endao di testa centra il palo sulla ribattuta Tolomeo, calcia incredibilmente alto da due passi, ma il gol è solo rimandato di qualche minuto. La discesa sulla destra viene premiata con il perfetto acuto in area di rigore di mister Facchini. 1-1 e palla al centro. C'è solo una squadra in campo, Cavoli fa quel che vuole chiamando alla presa a terra Mignani. Lo stesso Cavoli apre per Tolomeo, finta contro finta, tiro angolato montante alla destra di Mignani. Schema che si ripete, bordata fuori area di Cavoli, palo alla destra di Mignani. Si uni da due passi, fa 2-1 compiendo il sorpasso tra il boato dei tifosi locali. Il Tris è nell'area, Tolomeo calcia in corsa mettendo di poco al lato. Poi lo stesso numero 10 va a prendersi d'astuzia questo rigore, mette di corpo davanti al pallone col difensore costretto ad atterrarlo. Dagli 11 metri lo stesso Tolomeo sigla i 3-1 non tradendo l'appuntamento con la rete. Ultima occasione di prima fase di gioco con Facchini che lanciata a rete si divora il poker clamorosamente. Nella ripresa Cavoli innesca Tolomeo, il numero 10 entra in area di rigore venendo murato sul più bello. Ma è lo stesso numero 10 a scaricare in fondo al sacco un pallone giunto dalla sinistra. 4-1 e fine dei giochi. Ora sì che anche lo speaker dello stadio, il bravo Gianmaria Rosati, può gridare al gol. Un effetto, un boato incredibile per quanto fatto vedere da Riccione al Nicoletti. Cavoli prova ad animare ancora la gara ubriacando di finti i propri avversari. Mignani si salva in corner. Tolomeo invece da calcio piazzato esegue un tiro a giro sporcato dalla barriera. L'ultimo tentativo è del Bellaria con De Cristoforo, ma non c'è davvero nulla da fare. Riccione devastante, a tratti indemoniato, con un super Tolomeo e con un Cavoli che spinge a più non posso. Terzo posto nuovamente riconquistato e ora la vetta si fa più interessante vedendo che si trova sole 4 lunghezze.